Sergio Ramos, Kanté, Firmino e Lloris. Questi sono solo alcuni dei nomi sui quali si è speculato molto nelle ultime ore, essendo stati dichiarati come pronti a sbarcare in Arabia Saudita per aprire un nuovo capitolo della loro vita. Ma perché proprio questa strana e bizzarra meta? Salve a tutti appassionati di calcio e bentornati su Made in Football. È ormai sotto gli occhi di tutti come i grandi campioni, arrivati a una certa età, si rechino in Arabia Saudita per concludere la loro glorificante carriera. Molti motivi spingono un giocatore a intraprendere questa scelta, e altrettante sono le ragioni per cui gli sceicchi arabi, o comunque i proprietari dei club saudita, spendono e investono una grandissima quantità di denaro. Oggi, quindi, andremo a scoprire nel dettaglio quali sono le varie cause, problemi e questioni di questo nuovo fenomeno. Che dire inoltre? Ah sì, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi altri meravigliosi e interessanti contenuti. Inoltre, suggeriteci qua sotto nei commenti altri temi o argomenti di cui vorreste sentire parlare. Però, appunto, adesso basta parlare. Il divertimento sta per cominciare. Buona visione. L'intero video può essere riassunto in una sola parola: sports washing. Per chi non lo sapesse, lo sports washing è un termine che viene utilizzato per descrivere una situazione in cui una nazione o un'organizzazione utilizza lo sport, come appunto il calcio, per coprire o nascondere problemi o controversie che potrebbero essere associati a loro. Questo fenomeno è in forte progressione, soprattutto in Arabia Saudita, dove il governo sta cercando di attirare giocatori famosi e organizzare grandi eventi sportivi per migliorare la loro immagine pubblica e distogliere l'attenzione da altre questioni importanti che potrebbero esserci nel loro paese, quale ad esempio la violazione dei diritti umani, le lotte progressiste delle donne saudite e soprattutto le pericolose condizioni di sicurezza dei lavoratori. Come nel caso, vi ricorderete sicuramente, della polemica su come siano stati costruiti gli stadi per i mondiali in Qatar. Lo sports washing, quindi, è un vero e proprio riciclaggio della reputazione. Ma qual è veramente la strategia dell'Arabia Saudita? L'Arabia Saudita ha una strategia ben precisa: usare lo sport e tutta l'attenzione mediatica che lo accompagna per mostrare al mondo un volto diverso da quello della sua politica interna. Lo fa perché sa che il petrolio, la sua principale risorsa, non durerà per sempre, e ha quindi bisogno di creare nuove alleanze e nuovi equilibri di potere, che le consentono di restare protagonista sullo scenario mondiale. In questo senso, lo sport è uno strumento perfetto, sia per conquistare la simpatia delle persone, sia per guadagnarsi una posizione di prestigio. Ha cominciato con sport meno popolari, ma comunque seguiti da molti, come la box o il wrestling. Poi è passato allo sport più amato al mondo, il calcio, che le permette di raggiungere quasi tutti gli angoli del pianeta. Ha invitato i vari campionati europei, sempre alla ricerca di nuovi investitori, a disputare alcune partite sul suo territorio. Da diversi anni, per esempio, la Liga Spagnola gioca la sua Supercoppa proprio in Arabia Saudita, e nel farlo ha trasformato quella che prima era una finale secca in un mini torneo a 4 squadre. Più partite significano, infatti, più soldi. Lo stesso modello ha attirato anche la nostra Serie A, che qualche settimana fa ha annunciato un accordo con i sauditi per fare esattamente la stessa cosa della Liga. La Supercoppa italiana si giocherà a Jeddah e in cambio l'Arabia Saudita verserà 23 milioni di euro alla Serie A. Una delle operazioni più clamorose e a parere nostro rivoluzionarie per l'intero sistema calcistico è stato sicuramente il recente trasferimento di Cristiano Ronaldo al Nassr, che gli ha proposto un contratto a record, quasi 200 milioni di euro l'anno per 2 anni e mezzo. Si tratta del salario più alto mai pagato uno sportivo professionista, superiore anche a quello di Messi, Mbappé e di qualsiasi altro campione. Questo acquisto è clamoroso perché, oltre che inaspettato, ha permesso all'Arabia Saudita di essere sulla bocca di tutti, in modo positivo attirando su di sé la pressione mediatica portata dal fenomeno portoghese. Il loro principale obiettivo era quello di attirare tramite la sua immagine più persone possibili e fan, per dimostrare che l'Arabia è un paese in crescita e può permettersi di ospitare grandi campioni. Con Ronaldo hanno fatto centro, anche e soprattutto considerando che è il calciatore mediatico più importante della storia del calcio, se non addirittura di tutti gli sport in generale. Nessuno è in grado come lui di attirare l'attenzione mediatica, e proprio su questo hanno puntato i sauditi, bei furbacchioni. Un'altra operazione molto ambiziosa riguarda senza dubbio l'acquisto del Newcastle, che milita nella Premier League inglese. Come già si sa, la Premier è il campionato più ricco al mondo, e avere una squadra in quel contesto vuol dire assicurarsi una vetrina internazionale senza pari. Non solo in termini economici, probabilmente l'aspetto che meno gli interessa, ma invisibilità e impossibilità di entrare nel tessuto sociale. Insieme all'acquisto della squadra, gli investimenti sauditi a favore del Newcastle hanno previsto diversi interventi nella città di Newcastle, per l'appunto, tra centri commerciali e alberghi di ogni tipo. Il motivo di tutto questo è proprio quello di presentarsi come una realtà benefica, che mette soldi dove non ce ne sono, rendendo tutto migliore. Il Newcastle, dopo anni in cui ha vissuto nei bassi fondi della classifica inglese, ora è arrivata quarta in classifica e l'anno prossimo giocherà la Champions League.
e questo ovviamente rende felici i tifosi, che infatti allo stadio, oltre a sventolare la bandiera bianconera della propria squadra, sventolavano anche quella verde dell'Arabia Saudita. Risultati del genere permettono al paese di entrare nelle simpatie di intere fasce della popolazione, che vedono i sauditi come coloro che hanno portato la loro squadra alla gloria. Recentemente, Cristiano Ronaldo ha suscitato grande interesse dichiarando che nel giro di pochi anni il campionato saudita si posizionerà tra i primi 5 al mondo. I'm happy here, I want to continue here, I will continue here, and in my opinion, if they continue to do it, the work that they want to do it for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the fifth in the world. Queste parole, pronunciate da una leggenda del calcio, hanno attirato l'attenzione di tutto il pianeta. In merito a ciò, non possiamo ignorare il fatto che in passato molti altri campionati, come il Qatar o la Chinese Super League, abbiano cercato di raggiungere un simile obiettivo. Tuttavia, notiamo dai movimenti, soprattutto degli ultimi mesi, che l'Arabia Saudita sembra determinata e volenterosa di fare le cose in grande. Le ultime notizie, provenienti dal paese, riportano inoltre che il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, insieme al primo ministro, ha annunciato un vasto piano di investimenti per lo sviluppo dello sport nel paese, concentrandosi in particolare sul calcio. Questa iniziativa ambiziosa mira a centralizzare gli investimenti e a creare un sistema di mercato ibrido che combina elementi del calcio europeo e della Major League Soccer americana. I 4 club più seguiti nel campionato saudita hanno già ceduto una quota del 75% delle loro azioni al fondo sovrano PIF, il Public Investment Fund, che gestisce anche il Newcastle. Oltre agli aspetti sportivi, il piano prevede inoltre un notevole aumento degli introiti del campionato saudita, che passeranno dagli attuali 120 milioni di dollari all'anno a oltre 480 milioni di dollari. Questo progetto ambizioso riflette l'importanza politica che l'Arabia Saudita attribuisce al calcio. L'Arabia Saudita quindi sta gettando le basi per diventare una potenza calcistica globale. Questo piano di investimenti ambizioso, supportato da importanti figure politiche e finanziarie, promette di trasformare il calcio saudita e di attirare l'attenzione del mondo intero. Tuttavia, non tutti condividono l'enorme entusiasmo che circonda questa rivoluzione del calcio. I dirigenti delle altre squadre saudite hanno infatti sollevato legittime perplessità riguardo alla centralizzazione delle proprietà e alla disparità di finanziamento tra i club. In particolare, il club Al-Shabaab, il terzo più importante di Riyadh dopo Al-Nasr e Al-Hilal, ha espresso il proprio disappunto, affermando che il divario sta diventando troppo grande. Basti pensare che il monte ingaggio dell'Al-Shabaab è 4 volte inferiore al solo stipendio di Cristiano Ronaldo. Pertanto, è fondamentale comprendere fino a quando e fino a che punto si svilupperà questo progetto e se si fermerà come è accaduto in passato in altre leghe di altri paesi. Inoltre, riguardo proprio il fenomeno dello spot washing, gli esponenti della famiglia reale respingono fermamente queste accuse, insistendo sul fatto che gli investimenti vengono effettuati per il bene del popolo saudita, un popolo appassionato di sport e soprattutto di calcio. Oltre agli aspetti calcistici, l'arrivo di Ronaldo in Arabia Saudita potrebbe avere un impatto significativo al di là del campo. In primo luogo, potrebbe innescare un effetto a catena in cui gli stipendi dei calciatori aumentano proporzionalmente al fatto che Ronaldo abbia ricevuto una cifra così elevata. I salari dei calciatori dipendono da vari fattori e sono regolamentati in modo diversi a seconda dei paesi e dei continenti. Ma è innegabile che il contratto di Ronaldo rappresenta un nuovo punto di riferimento e un precedente per gli ingaggi nel mondo del calcio. Negli Stati Uniti sorge la domanda se questi investimenti sauditi possono rappresentare un problema per l'MLS, il principale campionato sudamericano, che a sua volta si basa molto sull'ingaggio di giocatori europei, generalmente verso la fine della loro carriera. Anche se giocare e vivere a Riyadh o New York sono esperienze completamente diverse, c'è chi ritiene che certi salari possano far riflettere molto i calciatori. Tralasciando il già citato Cristiano Ronaldo, sicuramente potresti aver sentito che alcuni dei più grandi nomi del calcio si sono recentemente trasferiti o stanno pianificando di trasferirsi in Arabia Saudita, come Karim Benzema, Kanté e molti altri. Ci sono diverse questioni che possiamo sollevare, valutando le motivazioni che possono spingere i giocatori a trasferirsi in Arabia. Perché scelgono di giocare in un paese che non è noto per la sua storia o qualità calcistica? Cosa sperano di ottenere giocando lì? Che cosa ci guadagnano oltre ai soldi? Perché dovrebbero voler lasciare i loro club consolidati in Europa o altrove e giocare in Arabia Saudita? Bene, cerchiamo di capirlo insieme. Il principale motivo, e sicuramente quello più scontato, è il denaro. L'Arabia Saudita offre contratti redditizi ai giocatori che si uniscono ai suoi club. Questi contratti includono stipendi esentasse,
bonus generosi, quote di firma, diritti d'immagine e altri moltissimi vantaggi. Ad esempio, secondo quanto riferito da moltissime testate giornalistiche, Ronaldo guadagna 50 milioni di euro all'anno, mentre Benzema guadagnerà 40 milioni di euro all'anno all'Etihad. Queste cifre sono molto più alte di quanto la maggior parte dei giocatori può guadagnare in Europa o altrove. E poiché non ci sono tasse sul reddito in Arabia Saudita, questi giocatori possono mantenere tutti i loro guadagni. Un altro motivo per cui i giocatori scelgono di giocare in Arabia Saudita è la possibilità di giocare di fronte a fan appassionati e competere per i trofei. La Saudi Pro League ha una fedele base di fan che riempie gli stadi e crea un'atmosfera fantastica. Anche il campionato è competitivo e stimolante, con diverse squadre che si contendono il titolo ogni stagione. Il campionato offre anche l'opportunità ai giocatori di giocare in competizioni continentali come la FC Champions League e la Coppa del Mondo per Club FIFA. Queste competizioni danno ai giocatori l'esposizione a diversi stili di calcio e culture, consentono inoltre di mostrare le proprie abilità su un palcoscenico globale e vincere premi prestigiosi. Il terzo motivo per cui i giocatori decidono di giocare in Arabia è l'esperienza culturale di stile di vita del paese, che ottengono vivendo in una parte diversa del mondo. L'Arabia Saudita infatti è un paese molto ricco di storia, cultura e tradizione. È anche un paese in rapida modernizzazione e sviluppo. I giocatori che si trasferiscono lì, oltre a imparare una nuova lingua, l'arabo, e godere dell'ospitalità e della generosità della gente, possono esplorare i diversi e bellissimi paesaggi del paese. Possono anche sperimentare la fede e la cultura islamica, che è una parte importante dell'identità dell'Arabia Saudita. Naturalmente, giocare in Arabia Saudita non è privo di sfide e difficoltà. I giocatori che si trasferiscono in Arabia Saudita devono adattarsi a un clima, una cultura e uno stile di vita diversi. Devono rispettare le leggi e gli usi del paese, che possono essere diversi da quelli a cui sono abituati. All'inizio, infatti, c'erano diverse indiscrezioni secondo cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potevano avere difficoltà a vivere insieme in Arabia Saudita, a causa delle varie leggi presenti sul territorio. Successivamente, al campione portoghese è stata concessa una deroga e quindi per lui e la sua amata non ci sono problemi. Inoltre, i vari calciatori devono fare i conti con la pressione e le aspettative dei fan e dei media, che possono essere critici o esigenti nei confronti delle loro prestazioni. Vi ricorderete sicuramente le critiche e i boo dei fan a Cristiano Ronaldo, soprattutto nelle ultime partite di campionato, dove per prenderlo di mira gridavano a squarciagola il nome di Messi. I fan sauditi, infatti, dato il grande clamore e le grandi aspettative, pretendevano, volevano, ma in realtà tuttora vogliono, prestazioni di livello del calciatore portoghese. Quindi, chi sono alcuni dei giocatori che sono interessati a unirsi ai club sauditi? Tra i più rinomati troviamo sicuramente Karim Benzema. L'attaccante francese è passato all'Etihad dopo la scadenza del suo contratto con il Real Madrid. Ha detto di essere stato attratto dall'offerta e dall'opportunità di giocare col suo amico Ronaldo. Ha anche affermato di essere curioso della cultura e dello stile di vita dell'Arabia Saudita. Lionel Messi, che fino a pochi giorni fa veniva affiancato alla squadra araba, alla fine si è dimostrato essere un nuovo acquisto dell'MLS nel campionato americano. Come già accennato, altri giocatori stanno pianificarsi di trasferirsi in Arabia, come ad esempio Sergio Ramos, Kanté, Firmino, Lloris, Zaha, Sergio Busquets, Jordi Alba, Aubameyang, Alexis Sanchez e molti altri ancora, magari meno conosciuti. Quindi, come potete vedere, giocare in Arabia Saudita potrebbe diventare una scelta popolare per i calciatori a fine carriera. Lo vedono come un modo per guadagnare più soldi, giocare di più a calcio e vivere una vita diversa con nuove emozioni e una nuova cultura. E tu, cosa ne pensi di questa tendenza? Sei d'accordo o in disaccordo con la loro decisione? Pensi che l'Arabia Saudita diventerà uno dei migliori campionati di calcio del mondo? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Purtroppo siamo arrivati alla fine. Speriamo che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto e divertito. Se non l'avete fatto, mettete un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo. Grazie per averci seguito. Dalla redazione di Made in Football è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.